questo programma è offerto da... Eccoci in onda 22.12 di martedì 23 luglio 2019. Tra l'altro mi sono dimenticato di lanciare lo stream su YouTube, quindi adesso lo lanciamo velocemente. Vabbè, tanto poi andrà poi online completo più tardi, però è giusto ovviamente anche lanciare lo stream. Buonasera a chi è di noi. Ciao. Aspetta un attimo che adesso arrivo anche in diretta. No, che arrivo anche in video, dicevo. Adesso ti dico che l'audio si sente male. Adesso regoliamo il tutto. Un attimo solo, se abbiamo qualche piccolo problemino. Ah, ecco perché, sì. Perché praticamente ha preso l'audio della webcam e adesso correggiamo. Correggiamo immediatamente. Sì, sentiva bene. No, su Discord sì, sulla diretta video che c'è qualche piccolo problema. Okay. Adesso un attimo. Adesso correggiamo tutto quanto. Ecco, adesso ci si sente. Correggiamo o scorreggiamo? No, correggiamo con la C. Veniamo subito al dunque, la puntata ha fatto schifo. Da dove cominciare? Io voglio raccontare una storia. Ecco, sentiamo. Voglio raccontare una storia. Io oggi torno a casa. Sì. Io sono tornato a casa, ho pranzato. Sì. Sono andato sul mio servizio per procurarmi sì, va bene. Fatto tutto quello che dovevo fare. Sì. Faccio partire la puntata. Sì. E accade questo. Sì. Guardo il primo segmento. Sì. Arrivo neanche al primo match. Sì. Chiudo il computer, mi metto a leggere altro. Sì. E decido di guardare dopo la puntata. Perché sì. Avevo già capito che di questa puntata non me ne sarebbe fregato un emerito. Cazzo, benissimo, ci siamo. Oltretutto, io ho finito di dire le mie cose. Ho attaccato la PlayStation a Final Fantasy. Ho iniziato a giocare a Final Fantasy 7. Sì. Ho messo in sottofondo la puntata di Raw. È andata. Sì. Ogni tanto buttavo l'occhio per vedere se succedeva qualcosa di importante. Non succedeva. Non succedeva nulla. Assolutamente una mazza. E così io ho guardato questa puntata di Raw. Okay. Essenzialmente, sì. Forse per me, mm-hmm. e non so voi, sì. Io farei un saluto, darei appuntamento a sabato e chiuderei la puntata. Direttamente così. Sei così drastico questa sera? No, però allora... io ho parlato bene di Raw nelle scorse settimane. Sì. Questa oggettivamente è una puntata su cui non ho niente da dire, sì. Ma per un semplice motivo. Sì. Non è successo nulla. Non è successo assolutamente non nulla. Non è successo nulla. Intanto saluto Gianluca Ruggia che ci ha raggiunto in collegamento. Buonasera Gianluca. Vabbè. Sistema il microfono se puoi, perché abbiamo l'effetto... Sono in trasferta, anch'io devo raccontare una storia, Eric, essendo sì. in trasferta. Ho capito, va bene. Dove... Ero sulla mia spiaggetta, a guardare in sottofondo la puntata di Raw, sì. anch'io,
E sì, fino ai primi due seguiti ho detto, vabbè, sarà tipo come il finale di stagione di Friends, tutte le leggende e via. Però, siccome, come dice Mattia, non capisco un cazzo, ho detto, vabbè, starò facendo il solito booking a caso. Vuoi mai che fanno il finale con tutti che salutano? E invece, esattamente, no, allora, esattamente quello che è successo. Il finale mi ha lasciato perplesso. Cioè, sì, il finale, sì, sembra... questa è l'ultima puntata di Raw dove ci vedete, esatto, non ci vedrete è, mai più. No, questa è l'ultima puntata di Raw in assoluto, cioè un series finale, sì. Questo è l'ultima, grazie per tutti questi anni, è stato, sì, bello, addio. Sì, esatto. Cioè, è proprio un series finale. Gracias a todos por todas las memorias y gracias soprattutto, sì, sì, a Goya. Mancava effettivamente le, diciamo la scatola di fagioli, sì, lo sponsor, con esatto, lo sponsor. Gli Stati Uniti sono il miglior paese per raccontare la fiction. Esatto, no, esattamente. La cioè, gira mondiale di Roma. La gira mondiale, no, di Roma, se la ricordo, allora, certo. Allora, il concetto, continua a bloccarmi sia la webcam, la disattivo definitivamente. Come vuoi, cioè, fai come vuoi. Cioè, non so, mi si continua a bloccare, dopo un po' mi si blocca in, sì, automatico, quindi non è che serve molto. Sì, tra l'altro, no, dicevo, io ho anche problemi con la chat di Twitch sul nostro stream, perché purtroppo il widget questa sera da qualche piccolo problema. Vabbè, adesso, comunque l'ho disattivata perché no, non mi funziona bene. Adesso, no, dicevo, la chat, il problema, non parlate in due, grazie. Il problema, vai vai. Cioè, il problema secondo me è che ci sono troppe, cioè ieri sera è stata proprio la tipica puntata, sì, dove è stato uno showcase con queste leggende, ogni tanto mi fa, cioè anche i nuovi che si sono visti, boh, chi se ne frega. Cioè, per dire, anche il solito, cioè il segmento di Sami Zayn, sì, che è il solito segmento che fanno in ogni show con le leggende, con Lil odiato da tutti che viene messo in riga dalle leggende, sì, chi se ne frega. Cioè, forse l'unico segmento decente della puntata è stato Roman, Wyatt, contro Joe. E io quando l'ho visto ho detto, dai, abbiamo trovato l'avversario di Roman per Sao. Per SummerSlam invece no, invece assolutamente, invece no. E invece non è assolutamente quello che è successo. E invece no. A meno che Joe poi non si voglia vendicare stasera a SmackDown e fanno il match a SummerSlam, e magari a SummerSlam Joe vince, sì, però la vedo magari. Se no, magari. Boh, cioè, non ha molto senso quello che abbiamo visto ieri sera. Cioè, le leggende, chi se ne frega, ma almeno per noi, poi probabilmente adesso arriveranno i rating. Io spero che siano dei rating bassi per dimostrare che chi se ne frega. La vedo molto, molto difficile. La vedo molto dura. La vedo molto, molto dura. Boh, cioè, ripeto. Allora, lo dico chiaramente: sotto i 3 milioni è un fallimento. Secondo me, se per disgrazia Raw dovesse aver fatto meno di 3 milioni, è un fallimento. Sì, sono molto deluso dal fatto per che... Per chi ci sta guardando, non è che mi si vede così distante, ho una nuova webcam, l'unico problema è che è una webcam che ha il grand'angolo e quindi è esattamente nella stessa posizione in cui era l'altra. Sì. L'unica differenza è che ha il grand'angolo e quindi questo è il risultato migliore che sono riuscito a ottenere, diciamo, in questo modo. Potrei anche zoomare. Il problema, secondo me, cioè il problema è che poi... Cioè, a parte non aver niente da dire perché non è successo nulla. Sì. No, beh, possiamo parlare delle leggende. Possiamo parlare delle leggende. Ma chi se ne frega? Sì. Cioè, possiamo parlare delle leggende dello stato pietoso in cui si sono presentate. Cosa devo dire? Con le leggende? Di cosa vuoi che parli? Mi basti sapere che Rikishi non ha ottenuto l'ok medico Cioè, ho sentito l'Observer. No, cioè, se vuoi, l'unica cosa di cui possiamo parlare è di quanto Carmella sia una mignotta. No! Ma perché così? Perché lei e Artuf sono palesemente gli heel della storyline. Sì, sono heel. Quello è vero. Quello è assolutamente... Sono palesemente gli heel. Ieri sera, un uomo finalmente poteva consumare il proprio matrimonio perché finalmente la moglie ha capito quanto per lui sia importante il titolo 24/7, e non solo uno gli ha rubato la moglie, l'altra l'ha aiutato a vincere.
sì, eh? Sta sì, mignotta. No, 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 vabbè, io quando ho visto quel segmento ho pensato, che mignotta, Carmella. Okay. Allora, Mattia. Mi spiace, Mattia, mi spiace. Mattia, guardami in faccia, stai calmo. Calmati un attimo, stai calmo. No, non mi calmo. Calmati, guardami. No. Guardami negli occhi. No. Ecco. Drake Maverick è un vero eroe americano. Sì. Anche se non è americano. Sì. Ecco. È un vero eroe che, cioè, merita di più Drake Maverick. Sì. Drake Maverick meriterebbe di più. Meriterebbe, anzi, la seconda telecamera è stata riciclata per l'inquadratura ravvicinata, per chi lo chiede in chat. Drake Maverick merita solo una cosa, sì, di consumare il proprio matrimonio. Sì. Se lo merita. Mi sa che consumerà il matrimonio René Michel con Art Truff, giudicando dalla piega che sta prendendo la storyline. Ah, io avrei pensato con io penserei a Carmella che consuma il matrimonio con René. Devo creare una cornice per l'inquadratura ravvicinata. È l'ideale quando ci si arrabbia l'inquadratura molto ravvicinata. Sì. Comunque, no, guarda, questa settimana non servirà, io non mi arrabbio. Voglio dire una cosa. Alla fine, lo show di ieri sera, alla fine, è il classico show, praticamente, che mette in evidenza il dramma della WWE, cioè, dramma sì, ovviamente a livello di gestione, cioè che le star attuali non sono star, molto semplicemente, e trattandole in questo modo non saranno mai stelle. Ma scusa, Eric, tu stai dicendo. Ti hanno appena detto che sei meglio di Nolf. Sì, ho querelato per molto meno, effettivamente. Ho querelato per molto meno. Ho querelato per molto, molto, molto. Non ridere, idiota. Ho querelato per molto meno, sappiatelo. Ma siete accorti adesso, vedo. Allora, abbiamo. Se ne sono accorti solo adesso. Abbiamo i rating, intanto, eh. Vai. Allora, la prima ora 3.019.000, la seconda 3.083.000, la seconda 3.178.000, la terza 3.083.000, cioè 3 milioni sostanzialmente il dato di ieri sera, che è un bel aumento rispetto alla settimana scorsa dove eravamo a 2.400.000, credo 2.300.000, sì. Ed è il tetto però della WWE alla fin fine. La WWE alla fine ha questo tetto, evidentemente. Almeno per quanto riguarda gli speciali, per quanto riguarda le altre puntate no, perché comunque questo è diciamo un aumento artificiale portato dalle leggende, tutto qua. Ma la prossima settimana tutti saranno contenti di vedere il futuro Seth Rollins settimana e i suoi magnifici promo settimana. Cioè, giustamente dicono, il picco massimo è 3 milioni, una volta era la regola, giustamente. Sì, i tempi sono cambiati, il prodotto... I tempi sono cambiati. Tre milioni giusti è il minimo, cioè, io direi anche abbastanza fallimento anche 3 milioni, tutto sommato, contando più che altro. È vero che hanno avuto una settimana per costruirlo, però solamente 18 mesi fa la puntata di Raw del 25esimo anniversario faceva 4 milioni e mezzo, quindi siamo a un milione e mezzo in meno in un anno e mezzo per una puntata similare, mettiamola così, a livello di cose. Vero che il Raw 25 fu costruito e tutto quanto, però faccio un altro esempio, io domenica combinazione avevo aperto NBC per vedere perché ero via. Ho cercato uno stream per vedere l'opening British Open di golf. A un certo punto, durante il British Open di golf, che va detto in America, in onda in piena mattina, praticamente alle 9-10 del mattino, c'era la pubblicità di Raw. Tra l'altro, ecco un'altra cosa: volevo vedere se c'era il dato d'ascolto della replica di Raw. Perché ci sono due repliche di Raw, una ieri sera alle 11.45 praticamente. E l'altra invece che è in programma tra poco alle 23 italiane su USA Network inizia praticamente una nuova replica di Raw. Stavo che precede praticamente SmackDown, che è una cosa nuova.
Non c'è purtroppo il dato. Non c'è, non viene riportato il dato della replica di ieri sera. Adesso vedo se. Miz & Mrs. per la cronaca, che è nata in onda la puntata ieri sera in anticipo alle 11 dopo Raw, ha fatto 1.001.000, che non è niente male come dato. Però manca il dato della replica di Raw. Adesso vado. Penso che sarà sotto il milione. Però tutto fa brodo, si aggiunge anche quello, probabilmente. Dicevi, Gianluca? Sì, ma però tu stai guardando il passato. Io voglio guardare il futuro, Mattia. Ma Seth. Pericle Rollins, non vi piace? No. Rollins che dice che John Moxley gli ruba il cibo da tavola? Qualcosa di simile. Ma no, ma allora, ieri sera si è compiuta la trinità di Rollins. Schifo, merda e disgusto. Okay, schifo perfetto. Con la roba che ha detto su Moxley, che non ci crede nessuno. Disgusto col promo più brutto che ho visto di uno sfidante a Brock Lesnar da tanti anni. E il disgusto è la scena finale con la DX da Click che sta braccia e Rollins caccato lì. Adesso la prendo l'immagine, un secondo. Un attimo che prendo l'immagine. Lì proprio esemplifica il concetto che ha detto Mattia. Chi se ne frega delle leggende, che tanto esse stesse se ne fottono di quelli lì. Basta vedere gli altri, tutti abbracciati, grande. Ma io non ho mai detto nulla. Ah, no, perché mi metti sempre parole in bocca che non dico? Vabbè, a te le leggende non te ne fregano. Pensa alle leggende quanto se ne fregano degli altri. Alla fine. Beh, lì più che altro era un caso particolare. Lì, si prendono il loro paycheck e se ne tornano a casa. Guardate questa immagine. Questa immagine è straziante. Questa è stupenda. Ma questo è Raw, ragazzi, questo è Raw semplificato. Che tra l'altro doveva esserci Ricochet e dovevano fare e comunque Ricochet doveva avere l'endorsement, sì, esatto, per questo segmento, sì. Però Ricochet ha un problema al gomito, ha un'infezione al gomito per essere precisi, quindi non ha potuto partecipare, quindi se ne sono battuti il cazzo di fare l'endorsement a Rollins. Vabbè, anche perché oggettivamente di endorsement a Rollins non ce n'è bisogno, francamente. Esatto. Aggiungerei anche questo piccolo dettaglio. Vai. Mamma mia, vuoi dare l'endorsement a Rollins? Se dopo mi insiviglia avrei tolto tutto. Mamma mia. Ma come si fa a far schifo e deve arrivare Heyman a darti un minimo di credibilità? Cioè, ieri sera... Vai, avanti, scusami. No, il problema di Rollins è che sta un po' esagerando anche col parlare, dovrebbe stare un po' più zitto perché sta facendo una figura di merda dopo l'altra. Sì, ormai. Cioè il concetto di che abbiamo citato qualche istante fa di Rollins che nella conference call di Samson dice Moxley sta cercando di portarmi via il mangiare, insomma. Quando poi peraltro 3 settimane fa lui si era bullato dello stipendio con Will Ospreay. Sì, esatto. Cioè, insomma, mantieni la tua storia, cioè, mantieni la continuity delle cose che dici, quantomeno. Sì, da settimana scorsa a quest'oggi l'aumento del circa 20%, che non è tantissimo effettivamente, contando, e ripeto, è vero che hanno avuto solamente una settimana per pompare questa cosa, però quanti spot abbiamo visto la settimana scorsa per questa Raw Reunion con Hogan, sì, con Austin, no, eccetera, eccetera, cioè. Non solo, ma ragazzi, mancava Rock, alla fine c'erano tutti, c'erano tutti a parte Rock. Ma che sì, mancava The Rock, giusto, a parte The Rock mancavano effettivamente tutti, cioè c'erano effettivamente quelli. The Rock dovrebbe arrivare a SmackDown. Quelli che sono vivi almeno, quantomeno. Non so, è un sì, dato. Il problema delle leggende, come si deve dire ormai, è che sono decrepite, cioè non hanno neanche gli ok medici. Non hanno potuto neanche fare, ancora. Cioè, per dire, lo stesso ok, case, neanche Brisco, cioè, per fare, Brisco allora, per fare un paragone, questa puntata è stata meno vista della puntata di SummerSlam, della puntata post-SummerSlam del 20 agosto 2018. Non è un bel dato, francamente, tutto sommato. Ripeto, in un anno e mezzo una puntata simile ha perso 1.500.000 di ascoltatori, perché Raw 25 fece 4.500.000. È la cartina tornasole dello stato della WWE. Quando passi da 2.400.000 a 3 milioni, quando sostanzialmente convochi cani e porci a livello di leggende, ti portano sostanzialmente 600.000 spettatori in più ormai, quando l'anno scorso per una cosa simile avevi guadagnato 1.000.000 di ascoltatori con Austin, eccetera. Oltre che tra l'altro non ha fatto neanche la Stunner. Cioè,
Io una tesi, secondo me non era in grandissime condizioni ieri sera. Io ho pensato proprio al discorso di Mattia del Caffè, quando ha detto io voglio vedere Stanner a go-go, è arrivato Austin, niente, bagni di birra, ciao, saluto. Secondo me i bagni di birra se li hai fatti nel backstage, giudicando dalla io sono triste per un paio di cose. Numero uno, il fatto che Austin non abbia fatto la Stanner. Numero due, il fatto che non ci fossero Swoggle, quando era tipo una settimana e passa, che era più di una settimana che lo... è un mese che continuano a dire che c'era, a dire Swoggle, quindi è un po' di peggio. Numero tre, il fatto che non ci sia stato... Il fatto che mi hai fatto vedere... uno dei miei wrestler preferiti dell'Attitude Era, sì. La mia gimmick preferita dell'Attitude Era è Godfather, ricordiamolo, e non ho potuto urlare Pimpi Nenisi. No, Pimpi Nenisi non gliel'hanno fatto gridare neanche l'ultima volta che è apparso, non gli hanno fatto, lo non so, hanno fatto, ed è sbagliato, non gli hanno fatto nemmeno dire O-Train, sbagliato. Vogliamo parlare del grande acting di, come si chiama, di Charlie Caruso in quel segmento, mamma mia. Ma che sti SPN, ci lasci in pace. Se deve venire a fare anche scontro voi, ma non è colpa sua. Se la mettono in condizione di fare ste porcate, non è colpa sua. Ma come Godfather? Racconta Godfather. È facile, non ci vuole tanto a fare un ottimo segmento. Dio, è il Godfather. No. Ah, bravo Godfather. Allora, per fare un paragone, bello. Allora, 15 gennaio 2018 la puntata fece 3.250.000. Raw 25 la settimana dopo fece 4.500.000. Poi la settimana dopo fece 3.300.000, cioè quelli che videro Raw 25 se ne andarono praticamente subito. Va detto che Raw 25 fu uno show orribile, non che quello di orribile. A parte il primo segmento che fu bello, ma perché c'era Austin che faceva Stunner a Vince. Sì. Il resto fu una merda. Ieri sera siamo passati da 2.453 di media a 3.093, sono 640.000 di media. Settimana prossima mi sa che torniamo intorno a 2.400.000, 2.300.000, 2.500.000, non credo che sarà molto diversa la situazione, perché più che altro, ecco, il significato, diciamo, di questo dato è che comunque ormai anche le leggende evidentemente più di tanto non portano, cioè sì, ti portano, ma grazie al cazzo, perché sono 2.400.000, 3.000.000, allora, però non è che ti porta più di tanto alla fin fine ormai. Ma allora, cioè con tutto il rispetto, è vero il discorso, non mi ricordo chi è che ha fatto il discorso, queste persone hanno pagato per i debiti, forse era Rey Mysterio che faceva il discorso dei pay their dues for bla bla bla, o forse Austin, non mi ricordo chi cazzo l'ha detto. Sono d'accordo, ok, ma con tutto il bene che gli voglio, e gliene voglio tanto, perché Briscoe e Patterson li adoravo nel periodo. Farei notare che Patterson ha anche 78 anni adesso, quindi è quello, ragazzi, no. Cioè, ma anche per dire, anche solo la scena con Drake Maverick quando lo schiena. No, non è Drake Maverick. Cioè, no, beh, la scena più bella è quella che ha fatto Patterson con Briscoe, quando schienava Drake Maverick. Sì, e poi che lo schiena col fantasma. Sì. Che ho detto, quella sì. Quella quantomeno, non so quanto volontaria, però è una bella citazione, il fatto che ci sia stato un cambio di titolo fantasma con Patterson, un po' come col titolo intercontinentale a Rio de Janeiro, cambio che non è mai avvenuto, il famoso torneo per l'assegnazione del titolo intercontinentale a Rio de Janeiro, che non è mai avvenuto, naturalmente. Quella è una citazione involontaria, probabilmente, però comunque che mi ha fatto ridere. Ci sono stati una quantità impressionante, diciamo, di... Comunque pare che a Giovanni stia piacendo questa puntata. Vabbè. No, credo che gli sia piaciuto Ted DiBiase. Ha appena postato sul GPO Ted DiBiase col cuoricino. Vabbè, ma Ted DiBiase gli è sempre piaciuto, può essere. Poi magari quando finisce la vita. Vabbè, ma anch'io adoro Godfather, però porca troia, cioè quel segmento è orribile comunque. Sì. Sai che scena ho rivisto due o tre volte perché non avevo capito che cazzo stava succedendo. Quale, scusa? Quella con Madusa.
Ah, quella dove stava per buttare il titolo. Perché? Della, è la citazione, no, no, la citazione. Il segmento prima, quando vince il titolo, sì, e dice, a parte che sbaglia il nome del titolo, perché dice I'm the 24 champion. Esatto. E vabbè. No, ma guarda, no, dice, allora, se per quello il titolo lo sbagliano tutti, perché ricordiamo che quello è il 7-Eleven European Championship. Andiamo avanti. Esatto, esatto. Ok. Ok, però dicevo, il fatto che lei dica, quando lei tipo vince il titolo e dice "Io sono il 24/7 il 24 champion, ma non lo sarò ancora per molto". Io ero lì che ho detto "Ok, ha sbagliato il nome". Non è che ha sbagliato anche quello che doveva dire, perché, e poi vabbè, ha fatto la scenetta del madusare il titolo e così via, però quel momento lì l'ho rivisto due o tre volte e ho detto ma doveva dirlo o ha sbagliato a parlare? Perché non riesco a capire. Probabilmente ha sbagliato, c'ha anche no, 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 la, giusto, perché poi doveva madusarlo, quindi non ha sbagliato. Diceva, quando io non terrò questo titolo per molto. Perché doveva buttarlo via. Perché doveva buttarlo via, però, esatto. Il motivo è quello. Con te di Biasi. Cioè, alla fine questo è forse l'unico segmento leggende che poteva essere simpatico. Cioè, no, l'unico segmento che secondo me con le leggende i nuovi che è venuto bene ieri sera è quello con Bray Wyatt. Quello con l'unico che è perché più che altro è un segmento dove un diciamo un volto attuale quantomeno ha avuto la possibilità di risaltare. È durato poco, alla fin fine è durato pochi secondi, però è stato comunque efficace. Tra l'altro approvo l'idea di dare a Wyatt la come si chiama la Mandible Claw. La Mandible Claw. Sì, che credo che sia fosse più dovuto al fatto che se Foley piglia un bump muore. Foley non poteva vampare. Non poteva prendere bump. Però se gli danno anche quella come mossa finale, tanto non la usa nessuno la Mandible Claw. Se gli danno sì, anche quella, secondo me male non fa. È comunque una cosa che non mi dispiace, tutto sommato. Peggio Candice o Kelly che ha vinto? Vediamo. Peggio Candice o Kelly che ha vinto il titolo ieri notte? Chi se ne frega? Chi se ne frega? Chi se ne frega? Ma sbaglio o Candice è un po' inquartata? Ma Candice secondo me è incinta, perché mi sembra che fosse uscito che era di nuovo incinta. Vado un attimo a vedere. Più che inquartata, credo che fosse incinta. Vado un attimo a cercare notizie. Chi ho visto bene era Torrey Wilson. L'ho vista veramente molto bene. Sì, vabbè, Torrey non è invecchiata di un giorno. No, ed è semplicemente impressionante. Veramente. No, va detto che si tiene, diciamo, si tiene sì, da Dio. Beh, è tipo una fitness guru, una roba del genere. Qualcosa del genere, sì. Qualcosa del genere, sì. No, beh, Torrey si tiene sempre da Dio, sì. E non c'è altro da dire, cioè, donna bellissima era e donna bellissima è ancora. Sì. Caitlyn l'ho vista anche bene, tutto sommato. Caitlyn l'ho vista, taglio di capelli a parte, l'ho vista bene, molto meglio di quando si è rappresentata per esempio in Mayhem Classic. A livello visivo. Melina è un'altra che ho visto. No, Melina non era messa che non sono d'accordo. Io l'ho vista molto meglio rispetto a quando era Lucha Underground, per esempio. Sì, beh, Lucha Underground ha fatto un'apparizione. No, però era inquartata da far schifo. Ieri sera era. Che poi se ti ricordi doveva essere lei nei Worldwide Underground. Poi si sono lasciati. Esatto. Lui sì. si è messo con Natalia e l'hanno cambiata. Con Natalia. No, ho detto Taglia. Ho capito male. Comunque stamattina ho letto una meravigliosa polemica su Twitter con la gente che si lamentava che le donne ieri erano di segmento dimenticandosi che settimana scorsa hanno avuto 25 minuti. Però vabbè. Vogliamo parlare del Fu Club? di AJ Styles. Non c'è molto da dire. Cioè, cosa anzi, chiedo scusa, non si chiamano giustamente. Eric, metti la sigla. Non sono più The Club. Living sono on the run, sono, driving in the sun. Loro sono ufficialmente DOC. California. Sì. Ecco. Ed ora in poi saranno introdotti in questa sede sempre in questo sì. modo. Vabbè, togliamo sta cosa.
un nome orribile, però. Però meno male l'avevo abbastanza. Era stato abbastanza capito nel momento in cui hanno praticamente registrato il trademark, perché Dio sì, Original Club ci può stare. Tra l'altro, sì. hanno registrato tra l'altro anche un altro trademark nella, se non nella giornata di oggi, o comunque poco negli ultimi giorni, che è WWE After the Bell, che probabilmente è il programma che partirà su FS1 il martedì sera. Quello che è tipo il Talking Smack che vogliono, o il tipo UFC News, UFC Tonight che vogliono fare su FS1 condotto da Renee Young. Vediamo cosa esce, probabilmente quello il titolo del programma. L'impostazione sarà con i programmi sportivi che fa già Fox Sports One, eh? Cioè l'impostazione è quella lì, se avete mai visto però con Renee Young come è chiaro che non sarà un programma di, diciamo, con libertà, sì, mettiamola così dal punto di vista il problema non è Renee Young. Però no. Non è quello. Il più famoso che guardo io, che Skip e Shannon, è perché ci sono due personaggi fatti così. Cosa metti di Skip e di Shannon o di Kellerman e di quell'altro? Ma non li metti perché semplicemente questo è un programma che sarà controllato dalla compagnia, non sarà controllato da Fox Sports. No, ho detto dei tipi, non quelli lì, non ti dico quelli, però il tipo di programmi che fanno loro, che credo l'impostazione potrebbe essere quella, è... Il problema è che loro avevano... Quell'altro... Dicevo che loro avevano la tempesta perfetta con Talking Smack, perché avevano Renee Young che comunque è ottima quando fa l'intervistatrice, quando fa la conduttrice, diciamo, sì, di questo tipo di programmi. E in più avevano praticamente, come detto, la tempesta perfetta, perché avevano Daniel Bryan che se ne sbatteva il cazzo, voleva essere licenziato sostanzialmente, il discorso era quello. Tant'è che Talking Smack, da quando hanno tolto Daniel Bryan, è crollato a livello qualitativo. Qua ovviamente non puoi usare Daniel Bryan per motivi di gimmick e per motivi di opportunità. Ma dici il talk show di FX? Di Fox Sports One, sì, quello che, di Fox Sports One. Quello che partirà poi da ad ottobre. Ci sarà sicuramente Renee Young. Il problema è che gli altri saranno poi tipo i soliti Sam Roberts, questi altri cialtroni che ma con tutto il rispetto, già nei pre-show non lo guarda già nessuno. Cosa possono portare in un programma? Allora, la soluzione meno peggio che hanno in casa, paradossalmente, Pat McAfee. Secondo me con Pat McAfee qualcosa di decente possono anche fare con questo tipo di programma. Però non hanno molto altro con cui lavorare. Come? A un certo creator youtuber questo commento non è... lo so, però non è che possiamo fare molto, diciamo, da quel punto di vista. Sono arrivati due messaggi su WhatsApp, li leggo subito. Le puntate con le leggende hanno ampiamente stancato il mio avviso. Soliti promo, triti, di solite leggende che vanno over a spese di lottatori 20 anni più giovani. E il problema è quello, purtroppo. Almeno a Raw 25 Austin ha fatto stunner random e McMahon, che sarebbe piacere. Sì, McMahon, credo che Vince non possa più prendere neanche un bump. Shane sì, non c'era ieri sera, probabilmente. Contando che ha la faida con Kevin Owens, probabilmente le stunner si ritengono per quello. Owens ha annunciato che lo sfida. Credo su Twitter o sui social. Sì, stasera Shane sì, ha un promo, credo, da fare, se non ricordo male. Aspetta che vado a vedere cosa ha annunciato per SmackDown di questa notte. C'è Antonio che dice che in una della foto dove Booker T guarda Hogan con una faccia meravigliosa, quale? Quando sì, abbraccia Flair, eh? Sì. Booker T sembra Salvini, in effetti è vero, sembra Salvini. Devo vedere, devo rivedere. Guarda su Facebook, a proposito, se avete le immagini praticamente di, sì, come si chiama, di Rodi ieri sera, andate a vedere la reazione di Mark Henry quando entra Hulk Hogan, che è una delle cose bellissima, l'ho visto, che staccano dalla steady, non è che staccano, è la steady che si allarga un attimo, vede che Mark Henry non è minimamente contento e ritorna subito a destra, sì, per non farlo vedere. Perché praticamente quando entra Hogan c'è Harry che proprio non lo guarda neanche in faccia, è proprio visibilmente scontento del fatto di questa cosa. Vai. Per quanto un po' Harry abbia fatto delle uscite un po' del cazzo su alcuni argomenti, giusto per sì, farsi vedere paladino eccolo delle cose. Eccolo qua, Booker Salvini, eccolo qui, lo vedete. Sì. Sembra un po' Salvini, eh. Sì. Lo guarda, effettivamente guarda un po' male anche lui Hogan, eh. Tutto sommato. Sì.
No, diciamo che per quanto abbia a volte faccia delle esternazioni che are nascondendosi dietro il colore della pelle, che è un po' il solito discorso del razzismo al contrario, cioè devi rompere le palle perché perché sei nero e vuoi più diritti, però allo stesso tempo non è che devi per forza, cioè è il razzismo al contrario, non capiamoci, non sto dicendo che è sbagliato, che il razzismo è giusto, però ogni tanto magari fa delle uscite che potrebbe evitarsi. Però in questo caso ha completamente ragione il fatto di non voler partecipare a cose con Hogan e non guardarlo e tutto il resto, perché essenzialmente il fatto che Hogan non abbia chiesto scusa al locker room, abbia solo detto ma sì, ho fatto una cazzata esatto, ma state tranquilli, cioè, non è nulla, diciamo che era più dispiaciuto del fatto di essere stato beccato che non dispiaciuto, esatto, per quello che ha detto sostanzialmente. Era tipo guardate, state attenti a quello che fate, non fatevi beccare quando state dite. Attenti a quello che scrivete, a quello che scrivete, che dite, perché esatto. Può partire, poi magari ogni tanto magari per sbaglio scrivete una cosa che agli altri non piace, magari possono venire a rompere le palle, che non era quello il punto del discorso di dover chiedere scusa. Mm-hmm. Scusate gente, ma io purtroppo vi lascio, sì. Perché vabbè, finisco la serata. Vabbè, meglio forse per la puntata. Posso solo ricordarvi che siamo al giorno 10 di un certo caso. Toglilo! Toglilo! Ci sentiamo giovedì per il Torino, Gianluca. Possibilmente con un microfono migliore rispetto a quello che hai adesso. Metterò quello nella stanza, dai, cercherò di migliorare. Esatto, la partita anche su Sky, noi giovedì alle... Ecco, mi sa che seguiamo solo l'andata, perché il ritorno alle 18.30 è un po' scomodo a livello di orario, però vediamo il da farsi. Buonanotte, Gianluca! Vabbè, ciao! Buonanotte! Buonanotte! No, alla fine, ripeto, come giustamente detto da Mattia all'inizio, non è che ci sia molto da aggiungere su questa... No, da non dire c'è niente anche da dire da sta puntata, cioè io potrei... Anche parlare del promo di Rollins, che non ha minimamente senso il promo che ha fatto. No, ma anche parlare di Roman contro Joe. Cioè, se fosse qualcosa che costruisce qualcosa. No, che è stato un match comunque onesto, niente di più alla fine. Ma alla fine, per come l'ha entrata, è una one and done. Sì. Essendo una one and done, che vuoi farci? Ci dicono, avete già parlato dell'avversario di Strowman che era italiano? No, lo facciamo adesso. Era effettivamente un lottatore italiano. Gli italiani ultimamente fanno solo i jobber in WWE. Che da un lato una vetrina, dall'altro mi spiace. Gli italiani li portino e li facciano menare o da Nia Jax o da Braun Strowman. Però vabbè. Di base il tryout lo fai anche così. Ti prendono una volta, ti fanno fare il jobber, magari gli piaci e ti richiamano. Mm-hmm. È un mini tryout alla fine, cioè, l'unico che è riuscito ad andare over con uno squash di questo tipo negli ultimi anni è Ezra, che però ha fatto diciamo aveva diciamo anche molto altro a livello di act, cioè comunque lui aveva quel selling facciale, quell'espressione da Basset Hound che alla fine la fortuna di Ellsworth è stata la sua persona, il suo carisma insito, perché comunque di base Ellsworth aveva un carisma innato. Mm-hmm. Poi un po' si è rovinato lui e un po' l'hanno rovinato loro, mettiamola così. Allora. Arrivo subito, da prendere due cose veloci. Intrattengo il pubblico. non vedo in che modo. Sto guardando se c'era qualche notizia interessante di cui parlare. Domani, cambiando momentaneamente argomento, domani mattina ritorna il G1, per chi vuole vederlo in diretta su NJPW World. Vi ricordiamo la card di domani, che coinvolge il gruppo B, se ricordo bene. Sì, confermo che domani c'è il gruppo B per quanto riguarda il G1, e i match sono i seguenti: abbiamo John Moxley contro Shingo Takagi, Tomohiro Ishii contro Tetsuya Naito, che credo sia il main event, e il co-main event credo sia John Moxley contro Takagi, Juice Robinson contro Toru Yano, Hiroki Goto contro Taichi e Jeff Cobb contro Jay White. Questi match del torneo. Controllo un attimo il lineup
No, correggo, il come in event domani è Jeff Cobb contro Jay White e John Moxley contro Shingo Takagi, è il terzo match della, della giornata per quanto riguarda il torneo. Giusto Robinson e Toruiano apre come quinto match della giornata e il primo match del torneo, e i Rocky Goto contro Taichi invece il match immediatamente successivo domani mattina dalle ore 11.30 in diretta su njpwworld.com con il commento in lingua inglese e in giapponese. Tornando a Raw di ieri sera, no, alla fine, ripeto, non c'è molto da aggiungere, perché alla fine costruzione di SummerSlam praticamente non l'hanno fatta, perché ok, hanno fatto il promo con Rollins e Heyman, però non è che abbiano fatto molto altro, francamente. E no, basta, gli altri non hanno, ne... non hanno costruito Fide. No, in realtà qualcosa, pensandoci, ovviamente stavo dimenticando quello con Becky e Natalia, cioè con Becky e Natalia che si menano, sì. E come si chiama, Nikki Cross e la Bliss dietro che bevono, come, che bevono sì. Il caffè. È stato carino lo spot di Burger King con la Bliss, hanno fatto uno split screen, non so se c'era magari nel tuo, nel file che hai visto, era durante il primo match della, della serata. L'ho saltato. Sono andati praticamente in split screen a un certo punto e come fanno con sì. SmackDown. Tra l'altro grazie a Dio ha messo lo split screen anche a Raw, così almeno il match magari è durato 40 secondi, l'hanno fatto anche solo una volta, quindi non c'è molto da aggiungere sfortunatamente. Non credo che saranno una one time only, mettiamola così. No, poi c'è cioè, i revival con Devon, per esempio, perché? Ma perché? Per quale ma che senso ha avuto? Per ma quale motivo? Allora, cioè, per quale motivo? Allora, il problema lì è stato un altro, secondo me, che comunque hai coinvolto le leggende in questo segmento, giusto? Le leggende non hanno fatto nulla, a sì. Cosa è servito? Sì. No, perché praticamente dovevano fare, Ricky doveva fare la Sting Face ai revival e come si chiama, anche a Devon, solo che non gli hanno dato l'ok dei medici, perché evidentemente ci va l'ok dei medici per fare la Sting Face, e niente, e quindi è successo quello che è successo ieri sera. Vogliamo anche parlare, diciamo, di John Cena, che ha fatto il promo iniziale praticamente con gli Usos. Ma carino, però chi se ne frega, cioè, con tutto il bene che voglio a John, cioè, ieri non ha fatto niente che non fosse già vecchio, l'unica cosa che può aver fatto è aver seppellito gli Usos. Sì. Cioè, ha seppellito gli Usos. Beh, in no, quella no, maniera lì sì, ma nemmeno poi tanto alla fin fine se vai, no, no, poi l'hanno presa sul ridere però sì, diciamo, quella roba lì, diciamo, del mugshot sì, diciamo che non ironizzerei più di tanto su uno che viene, esatto. Che viene arrestato perché è ubriaco al volante su cioè, DIY su DIY insomma non farei molta ironia più che tanto su quello, però insomma ormai l'hanno fatto, è stato anche un segmento tutto sommato discreto. Cena l'ha messo all'inizio perché probabilmente doveva tornare sul set a fare, sì, a fare sì, qualcosa. Sì, sì. Ha fatto quello che ha fatto con quello che fa Lesnar di solito, a parte la settimana scorsa. Sì. O quello che ha fatto Undertaker aveva Extreme Rules. Sì. L'avversario, non si sì, abbiamo detto il nome, tra l'altro, l'avversario di Strowman ieri sera, che era presentato come Randy Rowe, mentre in realtà la sua gimmick è D-Free, è Prince of Rome D-Free, lo trovate su Facebook, ed è praticamente un lottatore italiano che già comunque da un bel po' di tempo è negli Stati Uniti a fare carriera, giustamente, insieme per esempio a Monica Passeri e al suo fidanzato, che non mi ricordo mai come si chiama, tra l'altro. Karim Brigante. Karim Brigante, grazie mille in questo momento. Ho un attimo di vuoto. Tornando a noi, stavo cercando un'altra cosuccia, se riesco a trovarla, eccola qui. Gli Usos comunque hanno battuto il Revival e avranno, diciamo... un'altra title, esatto, in quel di SummerSlam, dovessi dire, poi vedremo se ci sarà se ci saranno notizie a riguardo. Sto cercando cos'è previsto per SmackDown di questa notte, perché c'è la roba di Shane con Owens, e poi hanno annunciato anche la sfida di Kofi Kingston per SummerSlam, cioè chi sfiderà Kofi Kingston a SummerSlam, Ember Moon contro Charlotte Flair e Shawn Michaels che sarà commentatore della,
della, sì, della puntata di ieri sera. Probabilmente Michael sei lì perché Sexton non può esserci, visto che purtroppo ha avuto, sì, un lutto, purtroppo ha avuto un lutto in famiglia, il weekend. Gli, esatto, gli è mancato suo padre, quindi no, in realtà pare che fosse già qualche giorno prima, e non vabbè, magari stava male, esatto, può essere quello anche, effettivamente, pensandoci. Tornando a noi, poi cosa cioè, abbiamo avuto poi questa sfilza di cambi di titolo del titolo 24/7. Adesso li riepiloghiamo tutti quanti, perché non, perché sono stati troppi. Un attimo solo che vado a riprendere praticamente l'elenco dei titoli. Allora abbiamo avuto Drake Maverick che ha schienato R-Truth, complice interferenza della moglie René Michelle. Poi abbiamo Drake Maverick, sì, che praticamente è stato spaventato dall'apparizione di The Boogeyman ed è stato schienato da Pat Patterson. Jared Briscoe ha battuto Pat Patterson in un cambio di titolo fantasma. Jared, sì, Briscoe è stato battuto da Kelly Kelly. Vai. Scusa. C'è uno scambio di tweet meraviglioso su Twitter in questo momento, perché Austin Creed ha scritto pensiero random del giorno. Dove sei Rusev Bull? E Rusev gli ha mandato un selfie di lui seduto sul cesso, sì, nudo. No, vattelo a vedere. Aspetta un secondo, che vado a riprenderlo, secondo solo. Questo nel, di Drake Maverick? No, è Austin Creed, Xavier Woods. Ah, ok, l'ha mandato a chi? Aspetta, che vado 12 minuti fa Rusev l'ha mandato. Ah, Rusev, così, a cazzo? Sì. Va bene. Gli ha chiesto dove è finito Rusev Bull. Ma dove? E Rusev gli ha risposto con un selfie in al cesso. Ah, ok, adesso lo vado a prendere, aspetta un secondino. Eccolo qua, sì. Esattamente, sì. Si vede anche il tubo di cartone, il rotolo di cartone. Lo mettiamo qui, aspetta un secondo che lo mettiamo in onda. Sì. Eccolo qua, questo è il selfie di Rusev. Mi pare proprio nudo Rusev in questo momento. Tra l'altro non è neanche allo show, giudicando dall'immagine, perché non credo che gli spogliatori da WWE siano così ampi e così belli, soprattutto. No. Quindi no. Rusev questa sera non dovrebbe essere allo show. Dicevo, tornando ai cambi di titolo, abbiamo avuto Kelly Kelly che ha schienato Gerald Briscoe. Candice Michelle Candice Michelle ha schienato poi Kelly Kelly. Alondra Blaze ha fatto cedere Candice Michelle. Blaze ha cercato di buttare il titolo nell'immondizia, che è anche comunque una cosa che ha anche un po' rotto i coglioni, detto con franchezza. Sì. Teddy Biasi ha comprato la cintura, che a quanto pare si può fare. Non si poteva fare quando ha tentato di comprare la cintura ad Andrea Giant, evidentemente adesso con tutto il titolo 24/7 si può fare. Poi DiBiase è entrato in una limousine, c'è stata una lotta nella limousine, Drake Maverick ha schienato Ted DiBiase per riconquistare la cintura, e poi R-Truth ha di nuovo schienato Maverick con un roll up e andando si è trattato con la moglie di Drake Maverick. Tra l'altro possiamo credo mandarlo in onda, abbiamo anche il nuovo flyer che praticamente sta diffondendo Drake Maverick in questo momento, probabilmente fuori dall'arena. Un attimo che vado a riprenderlo e lo possiamo mettere in diffusione. Eccolo qua, vado un attimo a riprenderlo. Eccolo qui, Maverick 24/7. Ed eccolo qua, il flyer. Scomparso, titolo 24/7 rapito, età 3 mesi, peso 15 libbre, contattate at WWE Maverick di fianco. Manca anche, e c'è la foto di sua moglie. Sì, no, ripeto quello che ho già detto in altre occasioni. Contando la tradizione dei matrimoni nati e interrotti nel mondo del wrestling, sì, a causa di angle e storyline, Drake Maverick sta giocando col fuoco. Però sì, vediamo cosa esce. E attendiamo aggiornamenti questa notte durante SmackDown. Tornando a Raw di ieri sera, ripeto, non c'è molto da dire sulla puntata di ieri sera, perché comunque hai avuto... No, ripeto... Cioè, hai avuto praticamente tutte queste leggende chiamate, che poi alla fine sono quasi sempre le stesse, a parte qualche eccezione. Le donne questa volta erano, sì, un pochettino diverse, però alla fine c'è Sergeant, sì, Slaughter sempre lì. Lavora per... No, mica lavora per loro. No, credo che abbia contratto Legends ormai, non lavora più per loro.
La DX, meno male, è sempre lì. Santino Marella già un pochettino meno. Mark Harry comunque è tipo un agent, comunque lavora per la compagnia. Ha a che fare con i backstage. Booker T lavora per lavora per loro. Lilian Garcia adesso fa la ring announcer per l'MMA, però comunque anche lì quando c'è da fare qualcosa la chiamano. Fa la ring announcer per l'MMA adesso. Fa la ring announcer per te lo dico subito per una compagnia minore, te lo dico subito. Però adesso ha cominciato a fare la ring announcer per quel tipo di eventi. Te lo dico subito. Cage Ring, PFL, Professional Fighters League, che ha un contratto per andare in onda su ESPN Plus e ESPN 2. ESPN 2, negli Stati Uniti. In Canada invece viene in onda su TSN, che è praticamente l'equivalente canadese di ESPN. È una compagnia molto minore, naturalmente, però ed è ha un format un po' particolare, perché comunque hanno praticamente un format da regular season e poi con regular season, playoff e titolo direttamente, che è una cosa un po' nuova effettivamente per le arti marziali miste. Comunque sì, Lilian Garcia è coinvolta ed è comunque la ring announcer di questa compagnia. Tito De Forsane l'abbiamo detto. Promo di Rollins con Heyman, non c'è neanche molto da dire. Cioè, il fatto che Rollins abbia detto che Lesnar è un wannabe di Rollins mi ha fatto molto ridere, perché non ha minimamente senso perché il concetto è che lui aveva fregato Lesnar col Money in the Bank, e quindi Lesnar, geloso, si è vendicato in questa maniera. A parte che, come dissi ai tempi del tradimento Bully Ray con non mi ricordo chi, forse il tradimento di Bully Ray con il terribile degli SSN AIDS, dove disse una roba tipo, dove c'era tipo Devon che voleva vendicarsi di Bully Ray, non mi ricordo per quale motivo, e io ho detto ok che la vendetta è un piatto che va servito freddo, ma questo qui è congelato. Alquanto congelato. Qui sono passati 4 anni, direi. No, 4 mesi in realtà, non 4 anni. Il Money in the Bank. Il caso del Money in the Bank 4 anni, però dalla vittoria del titolo 4 mesi, tutto sommato. Non però sì, però lui fa il discorso che lui aveva incassato il Money in the Bank su Lesnar. Mm-hmm. Quindi Lesnar che incassa con lui è lui che è un wannabe, è Lesnar che ha voluto fargli lo stesso scherzetto che lui ha fatto a lui. La differenza è un'altra, la differenza è che Rollins si è inserito in un match in corso mentre Lesnar l'ha fatto nel post-match, però vabbè. Esatto. Sì, esattamente. Non so veramente cosa dire. Cioè, anche il promo di Austin finale. Cosa vogliamo aggiungere sul promo di Austin finale? Niente. Cosa c'è da dire su quel promo? L'unica cosa che ho capito. Che Austin, secondo me, era ciucco. Tanto per cominciare. Sì, come sempre. Sappiamo che ci sarà un podcast di Austin con noi. Esatto. Che non voglio ascoltare. No, magari un'ascoltata gliela do. Ecco, non abbiamo parlato anche di questo. Drew McIntyre che ammazza di botte Cedric Alexander. Ve l'avevo detto che sarebbe successo. Ma non hanno fatto il match, però. Importa, lo ha ucciso. L'ho ucciso, però diciamo non. Mi sa che andrà avanti. Sai che potrebbe essere match di SummerSlam per McIntyre? Può essere. Però lo uccide anche a SummerSlam. Si spera. Con tutto il rispetto per Alexander. No, il promo di Austin. Il promo di Austin sembrava tanto il tipico promo del non ci vedrete mai più. Addio, è stato bello vedere, grazie per tutti. Te l'ho detto. Thanks for the memory. Te l'ho detto, è un series finale, cioè quello che c'è è il curtain call dei series finali, praticamente. Sì. Però sai cosa? Cioè, se questo vuol dire che da settimana prossima Raw sarà uno show tra virgolette diverso, allora capisco il motivo per cui abbiamo fatto questo. Ma tanto sai che Raw non cambierà. Sarà la solita roba. E allora perché fammi un promo del genere? Ecco, un'altra cosa di... Ma non ce l'ho con Alexander. È che l'hanno portato dal nulla, dopo mesi di nulla. Adesso devo bermelo che va alla pari con McIntyre. Cioè, è lo stesso discorso con tutto... No, aspetta, Eric. Con tutto il rispetto... C'è un problema.
l'hai fatto perdere pulito in un match dove lui doveva vincere. Sì. La settimana dopo, allora, il pacing di questa faida, per essere minimamente credibile, deve essere questa. Sì. Roman con Roman e Cedric mascherato battono McIntyre e Shane. Va? Sì. McIntyre incazzato va nel backstage e va da Alexander. Sì. Va da Alexander, lo sfida di nuovo, perde di nuovo per una vittoria fortuita di e poi fai questo segmento in questa maniera, facendo come ho detto io, tu comunque hai fatto andare over col pubblico Alexander, perché il pubblico ha detto wow che figata Alex, sto qua allora è bravo. Uh-huh. E poi e quindi quando McIntyre lo uccide, il problema è che hanno sbagliato completamente a impostare questa cosa. Sì. Al pubblico non frega niente di Cedric Alexander e quindi Chi se ne frega. Intanto abbiamo un aggiornamento che non so come vada preso. Abbiamo un aggiornamento da Sheamus. Possiamo vedere le immagini. Ecco qua. C'è un nuovo taglio di capelli per Sheamus, ma soprattutto perché è conciato da arbitro in questo momento? Non lo so. Non so. Nuova direzione. Business in front, party in back. Dice, tra l'altro, dato notevole barbone per quanto riguarda il sì. Full Celtic Warrior. Beh, almeno non ha più quel moicano orribile. Ma neanche prima ce l'aveva, perché quando gli tiravano giù i capelli alla fine erano più o meno così, come era. Comunque, sì, vediamo. Sì. Vediamo, cioè, se comincia adesso a fare l'arbitro scemo, è una cosa un pochettino bizzarra. Tutto male. Però, alla fine, sì. se volesse, diciamo, trovare un arbitro più grosso dei wrestler. Vero anche questo. Beh, ci va un arbitro comunque un po' minaccioso, effettivamente, no? In WWE. Vero è che, faccio un esempio, in AEW l'arbitro migliore che hanno in questo momento è una donna, che è Aubrey Edwards. Però, tutto sommato, anche in WWE c'è bisogno di una... A meno che non sia magari arbitro speciale di qualcosa, boh. Vediamo, magari se vi avete una foto, un video per, diciamo, per... Come posso dire? È una cosa solo per Twitter, per i social media, non porta assolutamente a nulla. Tornando a noi. Sì, Samoa Joe alla fine ha fatto il promo con Roman, però alla fine ha fatto il match, ha perso. Tra l'altro è stato anche un match cortino, tutto sommato, non clamoroso. Sami Zayn ha avuto forse la frase migliore dell'intera puntata, quando ha detto che tutto quello che stavamo vedendo ieri sera era l'attitude era attraverso face up. Ed effettivamente, contando l'età media di chi era presente, forse con face up avrebbero avuto una resa visiva migliore, credo. Comunque, sì, alla fine Rey Mysterio, Sami Zayn ha affrontato Rey Mysterio ed ha perso anche con il 5 Star Frog Splash. Tra l'altro, complice interferenza o comunque distrazione da parte della cozzaglia più random della storia della WWE, ovvero Sergeant Slaughter, Rob Van Damme, sì, che non c'entrava assolutamente nulla. Poi c'era, chi c'era? C'era Rob Van Damme, c'era Kurt Angle... E c'era anche The Hurricane, giustamente, per completare, diciamo, la cozzaglia alla fin fine. Poi abbiamo avuto promo nel backstage con Montez Ford e Angelo Dawkins, con Dawkins che praticamente ha fatto capire di essersi un pochettino divertito con Ron Van Damme e con i vizietti di Ron Van Damme, che si stava mettendo il collirio negli occhi. E poi basta. Smoke weed every day. Esatto, esattamente. Tra l'altro, Rob Van Damme, che ricordiamo, è a Impact in questo periodo. Come si dice? E evidentemente ha avuto l'ok per partecipare ieri sera a questo evento. Probabilmente complice anche il fatto che Rhino è apparso prima del previsto a Impact con la maschera. Sì. Che entrerà sotto con la WWE. Però vabbè. Braun Strowman abbiamo detto, parte finale con Hogan l'abbiamo abbastanza detta. Sì, non c'è veramente nient'altro da aggiungere, perché comunque ieri sera è stata una puntata prevalentemente dominata dalle leggende, dove non hanno costruito praticamente nulla non hanno costruito nulla per lunedì prossimo, non hanno costruito quasi nulla per SummerSlam alla fin fine. Stasera secondo me faranno un lavoro migliore per quanto riguarda SummerSlam, è vero che tempo ce n'è. Perché SummerSlam in programma il... Beh no, in realtà non c'è molto tempo, perché tipo, cos'è, tra 2 settimane, no, SummerSlam?
Perché oggi è il 23, sì, oggi, è l'11. Sì, poco meno di 3 settimane, via, non 2. Rimangono 2 puntate, dirò, effettivamente non è che ci sia poi moltissimo da... diciamo, non molto tempo, mettiamola così, per costruire questa cosa. Non so cos'altro aggiungere, stavo guardando se c'era qualche notiziola di cui parlare, di cui non abbiamo parlato. Beh, domani dovrebbero annunciare il contratto, cioè il giorno e le prime date a livello di palazzetti dove ci sarà il nuovo show della AEW. Dovrebbe essere il 2 ottobre, attendiamo, domani dovrebbe esserci l'annuncio comunque ufficiale di tutto quanto, e probabilmente anche magari anche il, diciamo, le emittenti dove sarà trasmesso in giro per il mondo, magari, cioè, alla fine confinato probabilmente a Inghilterra e Canada, però potrebbero annunciare anche quello domani. John Moxley, ecco, possiamo, volendo, parlare di John Moxley un secondo, perché continua, diciamo, la sua rinascita, perché comunque non è il termine corretto, e non è quello di cui volevo parlare. Comunque il suo orientamento a 360 gradi da quando è uscito la WWE, perché adesso si farà anche un match contro Josh Barnett a Bloodsport, ne avevamo già parlato, sì, ai tempi, e l'evento praticamente di MMA Workate che fa la GCW, organizzato, credo, tra l'altro, da Frank Mir adesso, o comunque con il coinvolgimento da parte di Frank Mir, e Bloodsport 2, che in realtà è il 3, perché il primo è quello organizzato da Tom Lawlor, e Tom Lawlor è alla MLW, anche se Tom Lawlor sarà praticamente nella card di Bloodsport 2, dopo aver dovuto saltare praticamente lo show di WrestleMania. La card del terzo, e non ce l'ho in questo momento. L'aveva postata ieri sera Fifi Tom Lawlor sul forum dell'Observer. Adesso la vado a tirare. Comunque, vabbè, main event sarà John Moxley contro Josh Barnett. E poi c'è, mi sembra che ci sarà anche Dan Severn, ci sarà anche un bel po' di, diciamo, se vi piacciono le MMA, o se vi piace comunque, se vi piace comunque questa roba qui, perché comunque alla fine è una roba molto particolare che non è per tutti a livello di gusti come altre cose, potete vedervi questo. È in vendita su Fight, $19.99. Per fare un esempio, io e Matteo, dopo che ci hanno detto Suzuki Barnett è una roba incredibile, ce lo siamo visti e ci ha fatto cagare a spruzzo. È questione di gusti. C'è gente che diceva che era la roba più bella che hanno visto nel WrestleMania. E infatti dicono, se vi piace la vecchia UWFI, UWFI o il Pancrase, anche per chi, perché se lo ricordo, anche se il Pancrase era molto più asciutta che non work, la UWFI era appunto una compagnia giapponese che faceva appunto incontri di wrestling a stile MMA praticamente. Allora, la card del secondo, cioè che poi è il terzo, ripeto. È un po' come il primo, come possiamo chiamarlo, Bloodsport Zero, cioè, se vogliamo chiamarlo, cioè il primo non conta, che evidentemente è una cosa che nelle ultime 24 ore ha preso anche abbastanza piede. Allora, vediamo un po' se becco praticamente, eccolo qua. Allora abbiamo, ci sarà Frank Mir contro Simon Grimm è, per la cronaca, il fu... quello di Vaudevillains, come si chiamava? Simon Gotch. Simon Gotch, grazie. Kaira Batara contro Gina Mazzani, Dave Mazzani contro Ryan Couture e Killer Cross contro Dan Severn. È l'altro match, diciamo, importante praticamente di questa card. È in programma Bloodsport 2, ve lo dico quando, credo che sia a metà settembre. Eccolo qua, 14 settembre ad Atlantic City in diretta su Fight. Si può già ordinare e costa $19.99 in diretta nella notte tra sabato 14 e domenica 15 settembre dall'1 di notte da Atlantic City. Poi cos'altro a livello di notizie? Del G1 abbiamo parlato prima. Domani mattina alle 11.30, poi ne parleremo durante il caffè questo weekend. Impact ha confermato l'accordo di, che poi non è un accordo televisivo, però è l'accordo con Twitch per mandare in onda speciali mensili Impact ogni venerdì sera e anche altri programmi in assenza di un accordo televisivo degno di questo nome praticamente. Rinnovato Dark Side of the Ring, se non li avete visti, vado un attimo a cercare su
Vado un attimo a cercare su, su YouTube, dovrebbero esserci però. C'è questa serie di documentari che è andata in onda su Viceland negli Stati Uniti che si titola Dark Side of the Ring. Adesso vi vado un attimo a vedere quello che c'è. Ci sono tutti, perfetto, ci sono tutte e sei le puntate. C'è quello con la morte di Gene Hernandez, quello, quello su Fabulous Moolah, quello su Macho Man Randy Savage e Miss Elizabeth, quello su Yvonne Erickson, quello sullo Scrooge di Montreal. E credo basta, ne manca credo solamente ah no, eccolo qua, già, e poi c'è anche quello di Bruce Brody, perfetto, ci sono tutti quanti, li potete trovare su YouTube e potete vederveli praticamente, praticamente tutti quanti su, appunto, lì sul, sul, sul sito principale di video in streaming. L'unico che, l'unico forse che non ha la qualità più alta per quanto riguarda la visione credo che sia quello di Bruce Brody, perché credo che sia in in finestra, infatti, esatto, mentre tutti gli altri sono a tutto schermo e hanno anche discreta qualità. Comunque li trovate su YouTube o in altre fonti, ve li consiglio perché sono fatti molto molto bene come, come documentari. Ci sarà una seconda stagione con altre, diciamo, con altre storie, una puntata breve sarà dedicata a Chris Benoit, ve lo diciamo già, ve lo dico già in anticipo, quindi comunque lo dice la parola stessa. Il lato oscuro del ring, ci sono appunto queste storie che sono comunque drammatiche per quanto riguarda la, la storia del wrestling. Cos'altro? Vediamo un po'. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. No, non ho altre, altre news a riguardo di... No, neanche io, potremmo chiuderla già qua. Cioè, ripeto, non... Abbiamo fatto cioè, un'ora, possiamo ancora dire? Un'ora di programma. Abbiamo fatto no, anche, penso che sia anche la cosa meno, più, penso anche che sia... meno, vai. Penso che sia la puntata più scarna che abbiamo mai fatto. Può essere. Ma sì, oggettivamente, può ma essere. Oggettivamente, cosa abbiamo da dire purtroppo? Nulla, perché comunque alla, cioè, alla fine ripeto, non è successo nulla. Cioè, in questa, in non questa è successo puntata. Nulla. Esatto. Cioè, non ho niente da dire io purtroppo. Io vorrei stare qua delle ore a parlare, a dire cazzate, a magari anche a incazzarmi o a discutere di cosa è successo. Non è successo nulla. Mm-hmm. Allora, 10 puntate, la, cioè... la seconda stagione di Dark Side of the Ring avrà 10 nuovi episodi, ce ne sarà uno su Chris Benoit e uno su Dino Bravo, per esempio, per citare due degli argomenti. Le altre 8 puntate non sono state rivelate, comunque se ne parlerà probabilmente nel 2020, visto che comunque devono essere prodotte, ovviamente, queste puntate. Mi hanno detto che è molto bello anche The Wrestlers, su, sempre di Viceland, e vado a vedere se ci sono, se ci sono praticamente su... se ci sono su YouTube, sì, ci sono su YouTube e ci sono praticamente quasi tutte. C'è, c'è praticamente c'è quella puntata sulla Stardom, c'è la puntata su c'è la puntata su sull'Evolve, c'è la puntata su altri, altri, cioè, è, diciamo, è molto finanziato le indie, praticamente le indie e anche comunque anche la scena, alla scena estera. C'è una puntata sul Messico, per esempio, anche quella mi ha detto che è molto bella, non l'ho visto, però mi ha detto che è molto 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 ben fatta anche questa. Vediamo un po' se è arrivato qualcosa su WhatsApp, vediamo un po', vediamo un pochettino se è arrivato qualcosina. Cioè, no. Se volete fare un po', se vuoi fare un po' di Q&A, dai, infatti, ci abbiamo, abbiamo Twitch, abbiamo YouTube, potete, potete facciamo quella. Esatto. Mandateci messaggi, potete usare anche da Super Chat eventualmente. Ho visto che ci hanno anche aperto la possibilità dei super stickers, qualunque cosa siano. Wow. Onestamente non so cosa siano, quindi non lo so onestamente cosa, cosa possono essere, cosa... è un modo per diciamo per volendo donare, donare i soldi al, 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 al canale, però non so, forse la Super Chat forse quanto è un pochettino migliore perché comunque diciamo avete la possibilità anche di rimanere in risalto come domanda. Braun Strowman è laziale fracico, ci dicono in, in chat, non so per quale motivo. WWE che intenzioni ha con Liv Morgan? Non lo sappiamo in realtà. Cioè, pare che abbiano un restyling o comunque una nuova gimmick. Adesso vediamo come, cosa, cosa hanno in mente. Secondo voi a Summer ci becchiamo Joe Reigns? Dopo ieri sera ti direi di no. Però, dopo boh, ieri sera ti direi di no. Però può essere, tanto... può essere, certo. Degli ascolti si nulla a far attaccare stasera Joe. A far attaccare Roman da Joe stasera. Con la scusa che è incazzato per ieri e fare slam. Mm-hmm. Però, boh, vediamo.
Allora, una volta che... base potrebbero anche fare un... scusatemi. Davanti una buona faida. Dico, ma una volta che un campione perde la cintura, poi la tiene o cambia i simboli da un nuovo campione? Allora, la cintura... Ci sono diverse cinture, praticamente, in WWE. Quelle che vedete in televisione e nei pay-per-view, quando finiscono gli eventi, rimangono di proprietà della compagnia. Per evitare che praticamente, vengano perse o che succeda qualcosa. Hai i wrestler da portare in giro, praticamente negli show, negli house show e magari anche nelle apparizioni pubbliche, danno una replica che è leggermente meno bella rispetto alla versione, diciamo, HD, che è quella che va in televisione. Quindi sì, cioè, infatti nella maggior parte dei casi quando vedete un lottatore in giro con la replica della cintura, i simbolini ai lati con il logo non ci sono, c'è proprio direttamente quello della WWE. Per quanto riguarda quando un lottatore perde la cintura, poi la tiene o cambia i simboli o gli danno una copia, credo che tu possa richiedere una copia. Cioè il The Miz ha tipo un altarino a casa con praticamente sì, tutte le cinture vite, che va detto, le sta perdendo quasi tutte contro... tranne quelle che ha perso contro The Miz a Pop Down Down, contro Austin Creed, esatto, alla Pop Down Down. Ha perso, se non sbaglio, ha perso quella intercontinentale e quella degli Stati Uniti, se non sbaglio. Sì, esatto, perso... non mi ricordo, ne ha perse. Sono perso, sicurissimo che ne ha perso le due secondarie, esatto. Poi credo abbiano registrato anche un'altra cosa, perché doveva vedersi tipo i Miz e Mrs. che dovevano fare, che aveva fatto di nuovo qualcosa con Xavier Woods, però, con Creed, esatto, esattamente. Che apparentemente sulla CCW non la guardo praticamente, quindi non la guardo, non è il mio genere, cioè, la mia esposizione alla CCW è quello che si vede in Boccia Media, che credo che anche sia sì, abbastanza ingiusto nei confronti per quanto ormai la CCW sia molto diversa da una volta dove erano solo deathmatch e così via, non è un seguo, e comunque anche quando era solo deathmatch, a me i deathmatch non piacciono. Sì. Non sono un fan del deathmatch. Sì, beh, ripeto, è questione di gusti per quanto riguarda la CCW, o anche la GCW. GCW è un'altra che sta facendo ottime cose dal punto di vista dei match puramente hardcore, quindi però ripeto, è questione assolutamente di gusti. Che NXT si è trasformando in una indie pian piano. No, NXT è sempre stato una indie alla fine, a livello concettuale, intendiamoci. Poi abbiamo la WWE collabora sia con Evolve che con la Insane. Sì, hanno accordi, diciamo, sì, hanno accordi con Evolve, con la Insane Championship Wrestling, con la Progress e anche altre compagnie probabilmente negli Stati Uniti, con la WXW in Germania, EA. Esatto, esattamente, cioè hanno sostanzialmente, è un modo per rispondere, diciamo, cioè sostanzialmente il piano iniziale doveva essere utilizzare la Evolve, la WXW, la Progress e la Insane per avere, diciamo, un tunnel di lottatori per dare vita, almeno per quanto riguarda le compagnie europee, al progetto NXT UK. Per quale motivo? Per metterlo in quel posto a World of Sport. World of Sport era praticamente questo revival che doveva esserci su ITV, che alla fine c'è stato, che però non è andato bene ed è finito. Adesso ovviamente NXT UK rimane, hanno fatto anche il Performance Center a Londra, però comunque la partnership è rimasta. Evolve è un modo praticamente per assicurarsi... Di base è per Evolve, avere una Evolve è loro, esatto, su... Evolve è un po' il territorio di sviluppo di NXT, se vogliamo, perché comunque se tu vai all'Evolve hai comunque ottime probabilità poi di andare in NXT, perché comunque appunto c'è questo tipo di relazione tra le due compagnie, tra WWE e l'Evolve. Facciamo un esempio, c'è Babatunde è della... è lì per fare la sua esperienza. Sì, ma non solo quello, non solo lui, anche altri. Poi il fatto che comunque all'Evolve vadano spesso lottatori di NXT a lottare, sì, è per quel motivo. Beh, alla il main event della scorsa puntata dell'Evolve era un main event di NXT. Scorso evento di Evolve. Sì, lo scorso evento. Non ha puntate da Evolve, almeno per il momento. No, sì, poi un'altra delle possibili conseguenze di questo accordo tra queste compagnie è la possibilità, ventilata ormai da un bel po' di tempo, che queste compagnie approdino sul WWE Network. Pare che
una delle ipotesi sia, invece che fare l'abbonamento a 9,99, farne uno a 14,99 e darti l'archivio e gli show, gli eventi, gli show televisivi di, della Insane Championship Wrestling, della Progress, eccetera, eccetera, eccetera. Vediamo se questa cosa porta questa cosa, se effettivamente accadrà questa cosa, il fatto per esempio fare il Super Karat Tournament della WXW, che è uno dei tornei principali europei per quanto riguarda a livello qualitativo, per quanto riguarda il mondo del wrestling, sarebbe bello vederlo sul WWE Network oggettivamente in diretta magari dalla Germania. Avete parlato della news del probabile taglio dei live event, pretendo che è una cagata che ha detto, cioè non è una cagata, è uscita da Brad Shepard che non ne becca una neanche a piangere. Esatto. Diciamo che ci crederò. A, ci crederò quando lo vedrò che tagliano i live event. B, dovrebbero farlo comunque alla fine, perché comunque in questo momento sono eventi in perdita, quindi a livello economico non gli conviene, assolutamente. Faranno diversi livelli di abbonamento. Pare di sì, cioè il piano. Pare di sì. Pare che ci saranno diversi tipi di abbonamento. Cioè, c'era tipo un abbonamento gratuito che ti fa vedere solamente alcuni video. L'abbonamento a 4,99 che ti dà lo stream 24/7 e praticamente è i Big Four, tipo praticamente. 9,99 che è quello che hai adesso, 14,99 più dovrebbero darti le indie, quelle che, con cui hanno accordi. Sconti sui biglietti, sul merchandising, nei sondaggi avevano detto la possibilità addirittura di votare per la Hall of Fame, cioè hanno in mente di fare questa cosa, vediamo se poi alla fine sarà effettivamente così o se diciamo ci sarà qualcosa di diverso. Ho detto che è riuscito a fare il suo debutto in Insane, sì, è stato annunciato per Shucks Party di questo weekend. Cosa ne pare di Dexter Lumis, l'ex Sam Show, non mi è dispiaciuto NXT. Alla fine Sam Shaw a Impact non mi era piaciuto, ma aveva una gimmick che tra l'altro poi peraltro ha mantenuto NXT. Sì. che diciamo come posso dire, non è che lo stupratore. Non è uno stupratore, però è una gimmick un po' inquietante, sì. Che diciamo mi allontana un pochettino dal personaggio, tutto qui. Poi abbiamo... Cambiassero anche il formato del video del network. In che senso? Ah beh sì, perché è 720 il formato del video del network. E dovrebbero... ovviamente un cambio di formato ovviamente predispone comunque più banda. E contando che ci sono anche problemi negli Stati Uniti da quel punto di vista, probabilmente non vogliono farlo. Mi accontenterei di avere gli streamers a 50 frame per secondo, per esempio, per avere proprio l'immagine, diciamo, di stampo televisivo. Poi vediamo un po'. Sono più disattaggi che benefici ormai per i live event. Sì, ormai sì, assolutamente sì. Però vediamo se. Perché alla fine il problema diciamo dei live event è anche il fatto che comunque ai lottatori comunque i live event piace farli. Però è anche vero che ormai, essendo in perdita, non so quanto ci guadagnino effettivamente i lottatori dai live event, quindi forse dagli... Invece che fare due show a sera, basta farne uno alla fin fine, con alternanza a livello diciamo di ferie o comunque di periodi di riposo, e si può secondo me andare avanti tranquillamente. Vediamo un po'. Fino a pochi anni fa era indispensabile una collaborazione con le federazioni indipendenti. Eh sì, però il business è anche cambiato molto, negli ultimi 5-10 anni. Pensate che Gargano salirà dopo... Da quando Triple H ha preso in mano il controllo delle relazioni. Esatto. Dello sviluppo dei tag. Tra l'altro... Comunque è vero, adesso c'hanno più collaborazioni, ma una volta avevano l'OVW, cioè i settori di sviluppo ce l'hanno sempre avuto. Mm-hmm. Pensate che Gargano salirà dopo SummerSlam, è un po' che lo diciamo in realtà, che alla fine sì? Gargano, se Gargano salirà dopo SummerSlam. No, secondo me... Non lo so, vediamo, può essere, però vediamo come finisce a TakeOver, anche se penso che TakeOver perda lui. È anche vero che se lui perde, però effettivamente non gli rimane più niente da fare NXT, quindi tanto vale che lo porti nei miei roster. Però il problema è che senza Ciampa, secondo me, rischia di perdersi. Vi sta piacendo il girone B del Climax? A parte qualche match non mi sta esaltando molto. Sarà che il confronto col blocco A è assurdo? Sì, cioè, il problema è che effettivamente il girone A è assolutamente
è assolutamente spropositato a livello qualitativo. Però devo dire che nel girone B stiamo vedendo comunque anche lì degli ottimi match. Cioè, in generale è un grandissimo torneo, secondo me, fino a questo momento, e siamo solamente alla quarta giornata, quindi ne abbiamo ancora di match e di roba da vedere dal G1. Però, secondo me, io mi sto divertendo molto a vedere il G1, perché stiamo vedendo cose veramente molto, 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 molto buone. Molto, molto buone, anzi, chiedo scusa. Secondo me ci sarà la possibilità di un four-way per il titolo da WWE tra Kofi, Orton, Joe e Roman a SummerSlam. Non vedo perché Joe e Roman, francamente. Cioè, oddio, sì, perché Roman ha battuto Joe, effettivamente, sì, ci potrebbe anche stare. Non so, boh, vediamo, non credo francamente, però boh, vediamo un po' cosa potrebbero fare. Lo scopriremo credo questa notte, alla fin fine, perché è annunciato per SmackDown. Basta, non ho credo nient'altro da aggiungere, vediamo se c'è ancora qualcosina. Sono curioso di Daniel Bryan, anch'io sono curioso di vedere cosa fa, ammesso che faccia qualcosa. Però, come posso dire, vediamo cosa succede. E niente, direi che ci possiamo fermare qua per questa sera. Grazie Gianluca Rouge, chiudiamo un po' in anticipo, ma ripeto, non abbiamo nient'altro da aggiungere. Grazie Gianluca Rouge, grazie a Mattia Di Noi. Grazie a voi, ci sentiamo settimana prossima. Grazie a voi che ci avete ascoltato. Beh, ci sentiamo domani innanzitutto. Sentiamo domani, sì, è vero, domani. Domani sera 21:30 per Curry Wrestling, con le puntate 5 e 6 della Rinka King. Abbiamo decretato il campione Matt Morgan settimana scorsa, quindi questa settimana il fallout dalla finale del torneo. E l'inizio del torneo per il titolo di tag, ricordiamo, di Rinka King. Esatto. E niente, grazie per averci ascoltato fino a questo momento, chiudiamo in anticipo, ma ripeto, non abbiamo avuto molto da dire questa sera su questa puntata. Non c'è niente da dire. Settimana scorsa, diciamo, la settimana prossima magari faremo qualcosa. Magari avremo qualcosa di più su cui lavorare, magari già durante il caffè di questo weekend. Va buono, grazie per averci ascoltato, vi lasciamo con la sigla, buonanotte! Ciao! Signore e signori, ragazzi e ragazze, ladies and gentlemen, benvenuti! Il paladino ha vinto! Caduta! Siamo vicini! Guarda in alto, lo sai chi c'è? C'è un paladino che combatte per te. Vince ormai la sua legge sul web, anche se nessuno ti spiega il perché. Tutti ne dubitano, ma alla fine si ricredono. Salva il bambino dalle sue grinfie, che altrimenti saranno guai. Affrontami, affrontami, non chiede di meglio GP. Sente il dovere di sconfiggere tutti quelli che non credono in lui. Alza il tuo sguardo e scruta il cielo. Dalle nubi scorgi il tuo dominio sul wrestling web. Ecco che la fine si avvicina. Il suo sacrificio non rimarrà vano, no. Paladino. L'arbitro ferma il match. Il paladino si aggiudica questo Free Stages of Hell. E vendica l'Undertaker. E l'Undertaker. Le dirette diventano appassionanti quando gli fa incazzare. Tutti quanti ti credono pazzo solo perché a volte sbanchi il mazzo. Ecco che giunge una vision di un futuro che luce mai vedrà. Tenti di predicare mortali quando neanche tu sai cosa dir. Controllami, controllami, ma cosa sto vedendo da qui? Indiani, giapponesi, alternativi al sistema che da sempre difendo. Alza il tuo sguardo e scruta il cielo. Dalle nubi scorgi il tuo dominio sul wrestling web. Ecco che la fine si avvicina. Il suo sacrificio non rimarrà vano, no. Che schifo!
schifo! Questa compagnia e questa canzone non mi rappresentano! Ten, ten, fa anche contro Brian e ricordate che contro di me è contro se stesso! Questo programma è stato offerto da... Costruiamo cucinini su misura ad alta specializzazione. Monoblocchi per zona cottura, lavello, frigorifero o congelatore, lavastoviglie da 45 cm, con trasporto e montaggio. Finalmente qui li scegliete voi. Facciamo i conti? Porti via più monti tu uguale prezzi d'ingrosso. FBA di Bruno, Corso Potenza 183, Angolo di Lucento, Torino.